Hi people of YouTube, welcome to a new episode of Cassette Beast. A parte gli scherzi, benvenuti in questo primo episodio. Ebbene sì, dopo tutte le live fatte sui giochi Pokémon, oggi prendiamo un gioco in stile Pokémon, ovviamente molto molto diverso, ma che promette molto bene. Come potete vedere qua dietro di me, non lo sfondo, intendo proprio qua sopra, ho inserito, oltre al DLC, alcune mod, che sono semplicemente piccoli aggiustamenti al gioco. Ad esempio, questo qua che vedete qua sopra ci permette di utilizzare i controlli della PlayStation invece che quelli dell'Xbox, di cui io sono molto più pratico. Oppure altre piccole mod che migliorano giusto giusto alcune piccole cose del gioco senza rompere l'equilibrio e senza ovviamente essere troppo forti. Ad esempio, l'ultima mod che vedete qua sotto sono le canzoni in italiano del gioco. Niente più, niente meno. Quindi iniziamo una nuova partita. Ora s'avanza per regno il cavaliere nelle selve di Wirral, ove ben pochi vivono che Dio o chi ha buon cuore abbia amato. Sir Gawain, il cavaliere verde. Ok, subito veniamo catapultati nella creazione del nostro personaggio. Ovviamente questo è il nostro nome, siamo un lui. Non so se farmi il colore classico dei miei capelli o farlo il mio solito fantasy. Dai, facciamolo come se fossimo noi. Il colore degli occhi ammetto che si vede veramente pochissimo. Questo è il nostro personaggio e questa è la nostra avventura. Nell'iperspazio. Che ma sembra l'effetto di una volta dello screensaver di Windows. Ehi, siamo vivi. Quindi con la X saltiamo, con cerchio scattiamo e con quadrato apriamo le casse con all'interno del legno, che puoi scambiare con beni e servizi, d'accordo? Quindi questo è il mondo in cui ci ritroviamo, eh? Lo stile grafico non mi dispiace. Così pixelato, ma non troppo, non mi dispiace, con anche accenni di 3D. 3D però molto semplice. Ehi, ciao! E siamo attaccati da un mostro, fantastico. Ehi tu, non fare mosse improvvise. Iconostagi, non vedo di buon occhio gli stranieri, né nessun altro, se per questo. Tieni, usa questo. Un lettore di cassette. Poi mi piace che il modello, quando sei in combattimento, è più grande. Ok, domanda rapida, qual è il tuo stile? Spettrale o fantasticamente splendente? Spettrale. Sì, sì, si vede. Allora prendi questo. Conta le pecore. Che bello che si vede. Cacchio, sembra fatta apposta. Manco l'avessi fatta apposta, che esce proprio dalla mia cassetta. Gli inquietanti lamenti notturni delle stregovine selvatiche hanno ridotto molti a credere che si tratti di spiriti inquieti non morti. Ma non è così. Sono assolutamente vive. Amano solo lamentarsi, a chi non piace. D'accordo. Bene, ora inserisci nel mangiacassetti, metti le cuffie e premi play. Potrebbe sembrarti strano, ma segui me. Tocca a te, non essere timido. Siamo un pecorone. Beh. Respira, ti abituerai in fretta. Tutto a posto. Ok, scateniamo l'inferno. Lala. Combattiamo. Colpo e fortuna ovina. Da un bonus passivo alla schivata dell'utilizzatore in proporzione ai PV persi. Ok, quindi meno PV abbiamo, più possiamo schivare. Figata. Ok, combattiamo con entrambi, quindi sputo, schiva e chiama aiuto. Sputo. What? Vittoria. E siamo già saliti di livello, fantastico. Abbiamo ottenuto della plastica, attacco in mischia, potenza 70, precisione 85. Riduce la precisione del bersaglio, buono. Te la sei cavata niente male. Come ti chiami? Io sono Kaelig, piacere di fare la tua conoscenza, Geco. Comunque, sarebbe meglio che ti riscaldassi, congelerai a morte con quel pigiama. Ah, è il nostro pigiama, quello. Ma è cos'è Legende Arceus che arriviamo in un nuovo mondo ancora vestiti da casa? Ma davvero, molto carino come posto, mi piace. Molto bella come città. Che ne pensi? Pittoresco, vero? Che posto è questo? Questa è Arbor Town. La tua nuova casa. La mia nuova casa? Oh, giusto. Già, mi dispiace. Non sono brava in questo. Non so come darti questa notizia. Non puoi andartene da qui. Nessuno di noi può. Non mi sento molto bene. Puff. Siamo morti. Wonderful. Bella la musica in italiano.
Ah, splendido, hai ripreso i sensi. Kelig mi ha spaventato quando ha bussato alla mia porta. Per un attimo mi è spaventata, Jacob, però devo abbassare un po' il volume. Credo che non sia niente di serio. Trasformarsi per la prima volta è psicologicamente scioccante. Ad ogni modo, si dà il caso che ad Arbor Town ci sia una casa libera per te, quindi ora abiti qui. In che punto della Terra ci troviamo? Della Terra? Kelig, non gliel'hai detto. Mi dispiace, avrei dovuto. Per non caricarti di informazioni, ma ti trovi sull'isola di Nuova Virral. Non è esattamente sulla Terra, almeno crediamo. C'è un modo per tornare indietro? Temo proprio di no, Jacob. Mi dispiace molto. Da un secolo i naufraghi cercano di tornare ai loro mondi, ma nessuno ci riesce. Ma andrà tutto bene. Ad Arbor Town c'è una comunità e ci aiutiamo tra di noi. Non si sta male. E siamo al sicuro. Beh, se escludiamo i mostri. Come quelli che abbiamo combattuto? Yeah. Sì, presto andrò a fare un giro per perlustrare. Se vuoi venire con me, ci troviamo al cancello. Quello appena oltre il ponte che abbiamo attraversato all'entrata della città. Nel frattempo, vai pure a conoscere i nuovi membri dei tuoi vicini. Sicuramente si sarà già sparsa la voce che c'è un nuovo arrivato in città. Ti abbiamo anche procurato dei vestiti. Potrebbe essere un po' fuori dalla moda della tua epoca, ma è tutto ciò che abbiamo. Della mia epoca? Sì, sì, scusa. Ti sto dando troppe informazioni insieme. Ma ci vedremo presto, giusto? Potremmo parlare allora, se ti va. La mia clinica è vicina. Passa pure se ti serve un controllo. Deve essere molto difficile assimilare tutto, ma ci siamo passati anche noi. Pensa a quelli che erano da soli qua. Quindi, nuova missione. In che mondo viviamo? Parla con Kelig all'ingresso di Arbor Town. Molto bella la musica in italiano, comunque. Il manuale dei Ranger. Ecco, un pelo la musica di meno. Ok, ci sono due cose che voglio fare. Prima di tutto ci cambiamo i vestiti. Abbiamo le scarpe, i pantaloni e ovviamente il sopra. Un stile molto classico il mio. Magari mi cambierò più avanti. Ah, che bellini che siamo. E la seconda cosa che voglio fare, perché purtroppo già la so, questo anche perché è uscita una notifica l'altro giorno su Steam, possiamo inserire dei codici qui nella cassetta delle lettere. La cassetta è vuota, ovviamente. Vuoi inserirli a mano? Certo. Allora, il primo e soprattutto nuovo codice che possiamo inserire è questo qui. Il codice è Undying Love. C'è un pacchetto per te. Fusilli alle pere. Un pasto pere cotte che riempie immediatamente la barra fusione. Non consuma nel turno se li mangi in combattimento. Ah, wow. E abbiamo ottenuto una necrondina di fuoco. Le necrondine hanno l'aspetto di parvenze spettrali che emergono dalle acque poco profonde di Costa Ghisa per assalire le anime sfortunate che capitano al loro tiro. Le leggende dicono che siano nate dallo spirito vendicativo di una sposa uccisa e gettata in mare dalla nave del suo amante. So che in questo gioco c'è la possibilità di trovare ogni mostro con lo stile bootleg, quindi con ogni variazione possibile. Però la necrondina ovviamente a quanto pare è d'acqua, però noi ce l'abbiamo di fuoco. Ma quindi è di entrambe le cose oppure no? Non lo so, lo scopriremo. Più che altro la cosa strana sono state la pasta alle pere. Perché? Proviamo un altro codice che dovrebbe funzionare. Barclay, c'è un pacco per te. Bootleg di ghiaccio. Ok, abbiamo ottenuto un cane, il Pombomba. Quindi questo è fuoco ma di ghiaccio. Ok, siamo già in avanzo di due mostri. La stregovina, la necrondina, il Pombomba e la sirenata. Adesivi e mosse. Le mosse a tua disposizione quando usi un nastro in battaglia dipendono dagli adesivi attaccati al nastro. Puoi dare nuove mosse a un nastro mettendo adesivi dal tuo inventario. Puoi togliere gli adesivi dalle mosse che non ti servono e metterli nel tuo inventario. Ok, quindi non si sprecano perlomeno. Puoi usare gli adesivi tutte le volte che vuoi, ma puoi metterli su un solo nastro alla volta. Benissimo. Puoi ottenere gli adesivi in modi diversi, riempiendo le barre dei punti esperienza dei nastri da forzieri e scorte che trovi da alcuni mercanti di Arbor Town. Ok, lei però ha uno solo slot. Posso anche togliere quelli che c'hanno già. Perfetto. Quindi per esempio togliessi chiama aiuto. Perfetto, ora nel mio inventario. Ottimo. E posso anche rinominarli. Carino. E possiamo scambiarcelo? Sì, possiamo scambiarcelo. A che livello sono invece questi qua che abbiamo ottenuto? Non lo so, non c'è scritto. Ah, perché i mostri non livellano, cioè nel senso livellano con l'utilizzo e quindi cambiano forma. Però siamo noi ad avere il livello, non loro. Ok, quindi noi siamo molto base, abbiamo 81 in tutte quante le varie forme di attacco e difesa. Quindi ovviamente dovremo creare il personaggio come lo vogliamo. Mentre i mostri che abbiamo hanno delle statistiche ovviamente dedicate al quel tipo di mostro. Ad esempio la necrondina è molto attacco, credo
credo 10 di stanza, molti HP e tutto il resto bene o male 110. Mentre il cane è molto difensivo, molto più attacco a distanza che quello a melee. Anni canini, prolunga la durata degli effetti di stato del bersaglio, chance di priorità. Tra l'altro ho appena notato, ci stiamo perdendo purtroppo in spiegazioni, ma devo comunque scoprirlo questo gioco, che ci sono colori diversi sui testi. Infatti Ariete è verde, ma gli altri testi sono neri. Questo Flirt invece è azzurro. Chance di uso quando subisci un colpo. Infatti lo sputo del cane è diverso dallo sputo della sirenata. 20% di chance di... punte. Non lo so cosa vogliono dire. Basta con le spiegazioni, è il momento di muoverci. Va bene, prima di andare con Kaelig, facciamoci un giro per la città. Ehi là, buongiorno. Ehi, fuori classe, sei qui per allenarti? Come funziona? A volte non basta essere bravi a trasformarsi, a volte bisogna semplicemente essere più forti. E qui entro in gioco io, posso creare un allenamento personalizzato per te, per regolare le statistiche base della tua forma umana. Questo avrà effetto anche sulle trasformazioni. Ad esempio, se decidi che i tuoi attacchi di mischia devono essere più potenti, ma non fai molto affidamento sui attacchi a distanza, puoi spostare alcuni punti d'attacco a distanza in attacco di mischia. Man mano che il tuo addestramento con i ranger procede, senza dubbio ti troverai per qualche punto extra da assegnare alle statistiche base. Hello, sweetie. Ciao tesoro, se sei qui per iscriverti ai ranger hai mancato Yante per un pelo. La troverai all'avamposto del parco, si trova a nord della periferia, non puoi perderti. Qui invece che cosa abbiamo? Ok, qua possiamo comprare adesivi. Pacchetto adesivo jolly, natura, inquinamento. Ok, sono booster pack. Gli appunti scarabocchiati dicono: credo che alcuni mostri maturino in forme diverse a seconda che sia giorno o notte. Ok, quindi esistono le evoluzioni in base all'ora del giorno. Qui che cosa abbiamo? Missioni? Entra nei ranger per completare il tuo addestramento, ok. Forse dovrei andare direttamente da Kaelig e poi visitare queste zone, però già ci siamo. Ehi là, ciao. Welcome. Ehi, Geco, cosa posso fare per te? Riavvolgi, ripristina i PV di un nastro, consuma un turno se usato in combattimento. Per chi non lo sapesse perché è troppo giovane, le matite in questo caso servono per riavvolgere il nastro, perché una volta tu ci infilavi una matita, una penna all'interno del nastro e lo potevi far ritornare indietro. È roba da vecchi questa roba. E la ribobina invece ripara, riavvolge un nastro rotto, consuma un turno se usato in combattimento. È revitalizzante quindi. Il tuo odore respingerà i mostri per un minuto, è repellente ma va invece che ai passi con il tempo. D'accordo, grazie. Posso entrare in acqua? No, ma quanto pare. Oh, questo è un bar. Salve. Bonjour. Non capita spesso di vedere nuove facce, specialmente belle come la tua? Ti ringrazio. Io sono Clemence e questo bel locale è il caffè Gramophone. Che dire, possiedo molti dischi e il caffè migliore lo preparo io. Non che ci sia molta concorrenza. Chiedimi pure quello che vuoi, non è nessuna fretta. Beh, immagino che non ci sia molto da fare da queste parti. Molto bello come luogo, mi piace davvero un sacco. Nella sua piccolezza hanno fatto veramente tanti dettagli. Mi dispiace, se vuoi usare l'ascensore dovrei tornare più tardi. Sto facendo alcune riparazioni che rimandavo da tempo. Ovviamente, quando arriviamo noi. Va bene, andiamo da Kaelig. Kaelig? Eccola lì, infatti. E possiamo già combattere contro i mostri? Ovviamente no, perché dobbiamo farlo in due. Ehi, ciao! Ehi là, Geco, ti senti meglio? Te la sei cavata molto bene l'ultima volta che abbiamo combattuto insieme. Beh, senti, mi hanno affidato una commissione, mi serve una mano. Credi di potermi aiutare? Certo. Lieta di sapere che te la senti. Lo vedi quel sentiero? Ok. La scorsa notte c'è stato qualche tipo di attività sismica o mostruosa. Si vedono le crepe nel terreno. Controlleremo il sentiero e ci accerteremo che si possa percorrere. Semplice allora. Ecco, prendi la chiave del cancello. Chiave del cancello di Arbor Town. La chiave è quella lì, classica per i lucchetti. Però il lucchetto è quello con le chiavi quelle grosse così. Dai, passiamo. Rimosso dall'inventario chiave del cancello. Ed eccolo lì un mostro, il nostro primo incontro selvaggio. Bene, prima devo mostrarti qualche nozione di base. Spero che tu abbia voglia di trasformarti di nuovo in un mostro. Certo. Imparerai in fretta, è come andare in bici. A parte il fatto che, beh, la bicicletta si trasforma in una bestia alata con la coda a forma di microfono. E tu sei la bicicletta. Eh beh, certo. Vedi quel mostriciattolo con gli stivali? È un saltatore. E se ti avvicini diventa aggressivo. Quindi ovviamente dovrai avvicinarti. Certo, ovvio. Non sia mai, no? A livello di camminata siamo veramente lenti. Ti attacco! Si è fatto pure una risata.
Ok, ho fatto il cambio con il suo mostro solo per vedere se ce lo registrava o se proprio dobbiamo registrarlo noi. Quindi gli sputiamo. Hai presente quando dici proprio a una persona: mi fai talmente schifo che ti sputerei? Fai attenzione a questi quadratini arancioni, sono i tuoi punti azione o PA in breve. La maggior parte delle mosse ha un costo di PA, il numero di PA che devi spendere per una mossa indicata accanto al nome. Se non hai abbastanza PA per la mossa non potrai ovviamente usarla. Ciascun membro della squadra riceve due punti azione ogni turno e uno in più se sferra un attacco con vantaggio di tipo. Ok, quindi ogni turno guadagniamo due, se facciamo un attacco super efficace ne guadagniamo uno in più. Puoi pianificare la tua tattica per risparmiare PA per gli attacchi più potenti usando le mosse più deboli o con il costo PA ridotto, ovvio. Ok, colpiscilo. Beh, Kelig è molto veloce rispetto a noi. Aia, hai preso qualche colpo, ma la tua forma di mostro può resistere. La barra verde rappresenta la salute della tua forma mostro, quella rossa è la tua. Se una forma perde tutta la salute in combattimento, il suo nastro si spezzerà e andrà riparato. Non solo, ma tutti i danni extra causati dall'attacco che spezza il nastro si applicheranno alla tua salute, nella barra rossa. Se perdiamo entrambi da tutta la salute, dovremmo ritirarci da Arbor Town. Chiaro? Certo. Bene, diamoci da fare. Ti sputo. Molto belle le animazioni, davvero molto belle. La bella schivata non ci serve, attacca e tu attacca. Beh, ma smettila, attacca qualcun altro, non solo me. Battaglia vinta. Ma noi guadagniamo, ecco esatto, attacco a distanza, colpisce un'intera squadra, ok. No, più che altro stavo pensando, ma noi ogni combattimento riguadagniamo la salute persa oppure no? Credo di no a questo punto. Yeah. Ottimo lavoro. L'ascensore dovrebbe funzionare, ci sarà un interruttore per riattivarlo. Sarà qua dentro, immagino. Ok, la visuale cambia da sola. Ottimo, saliamo, va bene. Ti lascerò il comando degli altri combattimenti, ma non preoccuparti, da qui in avanti sarò al tuo fianco. Hai sbloccato Kelig. Ora tu e Kelig siete partner. Ottimo. E abbiamo registrato... No, beh, non era quello in realtà. In realtà quello che abbiamo registrato era l'altro. Multigiocatore locale? Ok, no, direi di no. Quindi adesso ce l'ho registrata la sirenata? Ok, ora sì. Va bene, la sirenata però gliela lasciamo, dai. È più una roba sua. Anche perché, scusa, mi fa vedere Kelig? Ok, Kelig è anche lei molto base. 83 in tutto tranne nella difesa da mischia. Però è molto veloce, esattamente come il suo mostro. Nastro favorito, tutte le statistiche se si trasforma in sirenata le sue evoluzioni. Ok, quindi ha anche ovviamente un bonus in base a quale mostro gli dai. In questo caso la sua sirenata. D'accordo, glielo lasciamo. Ma io, eventuali mostri in più, dove li posso lasciare? Bello il serpente. Forza, da questa parte. Ok, non mi fa andare oltre zone che non dobbiamo visitare. E andiamo a combattere già che ci siamo. Ti serve una pausa, Geco. Se vuoi possiamo riposare qui. Queste buche per i falò indicano le aree in cui è possibile accamparsi con tutta sicurezza. Qui puoi riparare i nastri e curarti. Ma io quindi posso curarmi anche fuori nel combattimento oppure no? Ah, però aspetta, forse intende che con i campi posso curarmi in automatico, come centri Pokémon. Mentre con gli oggetti ovviamente no. Ah, ma aspetta, ma è un combattimento in doppio perché c'era il conostaceo accanto o è perché... In base a cosa incontri potrebbe succedere di tutto. Comunque, me la prendo con calma. Tutto ciò che vediamo e che riusciamo a combattere, ovviamente, ci serve per fare un po' di livelli. E ovviamente quando troveremo qualche Pokéball, direi che è anche il momento. Aia, che male quel conostaccio. Dicevo, è anche il momento di lottare con tutta sicurezza. Minchia, che male. Il personaggio avvelenato subisco danni alla fine di ogni turno, ovvio. Grande Kelig, grande Kelig, però non morire, per favore. Beh, è andata. Vittoria, battaglia vinta. Siamo già a 2 stelle con la pecora. Effetto di stato aumenta l'attacco in mischia dell'utilizzatore. E anche rompighiaccio. Ah, ma tutti quanti livellano. Livellano tutti. Oh, che bello, meno male. Ti accampi qui? Certo. Ah, e possiamo depositare i nastri? Ok. Quando però ovviamente ne avremo di più. E possiamo riposare vari campfire utilizzando il legno. E se non riposiamo ovviamente non ricarichiamo la nostra salute. Kelig ti coinvolge in un'appassionata discussione sulle razze canine preferite.
Perché sì, voglio dire. E ora ci siamo ricaricati. È apparso un pipistrello. Combattiamo! Vabbè, uccidere un nemico ci dà già 11 di legno, il che vuol dire che se anche vogliamo stare qui a farmare un pochino, guadagniamo esattamente quello che spendiamo per ricaricarci. Mi chiedo se ci siano abilità passive che ti già aumentano a inizio battaglia la quantità di punti che puoi avere appunto fin dall'inizio. Ingorgo ci ha diminuito la velocità. Effettivamente non mi aspettavo altro da una mossa simile. Molto bello, molto, come posso dirlo, curato in queste cose. Sembra davvero bello come gioco, non vedo l'ora di andare avanti. Onestamente mi piace il sistema di combattimento, nel senso non hai PP o energia da sprecare che ti rimane anche per le battaglie successive. Quello che c'hai è quello che hai durante il combattimento. Quindi se io voglio usare boato sonico, lo potrò usare sempre. Dipende ovviamente tutto dal vario combattimento. E siamo saliti di livello. Ottimo.